Don't know when I lost my mind. I feel six foot tall. I just say I look small. My head does ache and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir. Catch me, please. Don't wanna sleep. My heart's still beating and maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes and shark tees blu. Torn my heart now it don't turn right. Hopeless. Wow. Sindaco, il movimento dei genitori è sicuramente forte. Hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. C'è preoccupazione. Cosa si sente di, di dire loro? I genitori fanno bene ad essere preoccupati perché quando si tratta della vita dei nostri figli dobbiamo prestare molta più attenzione di quando invece non ne abbiamo normalmente per le altre cose. Sono però a conoscenza che non vi sono problemi strutturali tali da poter pregiudicare crolli o altre situazioni diciamo così, di stabilità eh, edilizia. Eh, I problemi che si hanno all'interno della struttura sono eh, problemi inerenti alla caduta di intonaco dovuto alle infiltrazioni di acqua piovana purtroppo, eh, c'è stato un piccolo problema all'impianto elettrico ma che nulla ha a che fare con l'infiltrazione della pioggia, eh, c'è un po' di incuria eh, che purtroppo deriva da tanti anni che in questa scuola eh, ormai datata non si, mette, diciamo, non si fa la manutenzione, non si mette mani. Eh, Tanto non... per fare chiarezza c'è anche un provvedimento dei vigili del fuoco, lei eh, è vigile del fuoco, quindi chi meglio di lei può sapere cosa succede, magari sicuramente i vigili del fuoco avranno fatto anche un uh, verbale ben preciso. Sì, sì, il verbale dei vigili del fuoco, l'intervento dei vigili del fuoco è consistito appunto nel chiudere quattro aule sostanzialmente ma solo perché c'era questo sfogliamento del, dell'intonaco. Quello che stiamo facendo è eh, tamponare quelle che sono le necessità più impellenti e quindi eh, rimettere in sicurezza l'intonaco che stava sfogliando eh, e, ambiente elettrico e qualche altra cosa che ci consentirà di riaprire, speriamo nel più breve tempo possibile, eh, le aule. Ci manca anche la guaina eh, in catrame che servirebbe a non far entrare l'acqua quando si rompe qualche tegola. Tegole che mh, ve ne sono parecchie rotte perché come dicevo prima sono delle tegole vecchissime. Quindi questi lavori purtroppo vanno fatti nel momento in cui c'è una situazione climatica più favorevole, quindi pensiamo che da giugno in avanti con eh, le belle giornate possiamo intervenire effettivamente. Quindi gli interventi rimandati a giugno, però si sente di rassicurare i genitori, eh, possono continuare a mandare i propri figli a scuola. Ma facendo questi primi lavori, se riusciamo a fare questi primi lavori nell'arco di questa settimana, noi la prossima settimana ci assumeremo la responsabilità di dire che le aule sono fruibili e quindi si possono mandare a scuola. Se non riusciremo perché magari continua a piovere, perché le intemperie continuano a fare da padrone anche in questo, in questo momento, eh, vuol dire che saremo costretti a trovare qualche altra soluzione. In ogni caso abbiamo degli incontri con i genitori, con il preside, perché sempre, monitoriamo sempre la situazione e casomai cerchiamo di trovare delle soluzioni diverse e alternative a quelle che sono la scuola che attualmente frequentano i loro figli a lei anche dei figli a scuola. Io ho anche mia figlia, ma questo non significa nulla. Sicuramente un'ulteriore garanzia, un sindaco pensa a tutta la collettività, ma se c'è anche la propria figlia a maggior ragione. Assolutamente sì, ma penso che un sindaco non può dormire tranquillo pensando che anche i figli degli altri possano subire qualche danno eh, o qualche diciamo così, pericolo. Eh, per dormire tranquilli bisogna stare attenti soprattutto anche ai figli degli altri, quindi indipendentemente dal fatto che c'è mio figlio o meno, è un problema che bisogna fare. Vorrei sottolineare una cosa, Leonforte non attraversa sicuramente un momento facile dal punto di vista economico, siamo in fase di riequilibrio del bilancio come tutti sapete quindi una situazione economica molto difficile ma questo non può e non deve giustificare il fatto che i lavori che si devono fare si devono fare. Questo è uno di quei lavori che i soldi ci sono o non ci sono si devono fare perché riguarda la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri figli in particolare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.